Cibi finiti. Questi biscotti qua sono abbastanza buoni, però sanno di poco. Riso sovviato buono, per fare tante ricette va bene. Cioccolato fondente, questo qua molto buono, ma molto amaro, 70% è amaro. Questo qui buono, 30 in grana, anche se sa un po' di gorgonzola. Io non so, sento il formaggio quando è un pochino affumicato, stagionato, mi dà fastidio, non mi piace. Questo mi piace, ma ha sempre un retrogusto un po' particolare, come se non fosse solo formaggio grana, ma ci fossero altri formaggi mischiati insieme, non so. Questo è abbastanza buono, sì, dell'MD vivo meglio, però è dolcissimo. Questo è molto buono, lo ricomprerò, anche se sono piccolissimi, sono quattro barrette, che dentro ce n'è solo una, però ci sono quattro barrette dentro la confezione da quattro barrette, cioè carica paia, la confezione da quattro barrette, ma è talmente piccola che ce n'è solo una dentro alle quattro confezioni, c'è solo un biscotto praticamente, cuor di mirtillo. Quindi si sì, potrebbero farle più grandi le confezioni, più grandi anche i biscotti magari, o più grandi comunque le confezioni con due biscotti dentro invece che uno solo. Però vabbè, è buono. Cioccolato Novi Block, questo qua buonissimo, 50% di cacao, buono, amaro, ma è anche abbastanza dolce rispetto al cioccolato 70%, 50% e meno amaro. Questi biscotti qua sì, li ricomprerò, ci sono anche quelli simili gocciole, sempre senza riso. Cioè, senza lattosio, scusate, sì, con riso senza lattosio, costicchiano perché i cibi senza lattosio costicchiano, anche i cibi biologici, questi qua 2,69 euro che sono piccolini, sono un po' cari, però vabbè, ce ne sono solo 4. Germinal Bio, ce n'erano anche altri di cibi così, la prossima volta ne comprerò altri. Alfarro, si sente tanto il gusto di mirtillo, il farro non si sente, mi piace, ve li consiglio tutti questi cibi, provate. Questo qua lo ricomprerò, pensavo che non mi piacesse, stavo per dire mi facesse schifo, ma non voglio dirlo, non fa schifo assolutamente. E Vemondo Bio bevanda alla mandorla senza zuccheri, 100% vegetale, buonissimo, mi piace tantissimo. Lo ricomprerò al Lidl sicuramente, ve lo straconsiglio. Allora, farina questa qui molto valida, 250 grammi del Penny. Questo qui è acido, come tutti i cibi senza lattosio dell'MD Naturella. Bio sciroppo d'acero dell'MD, ma anche al Penny era molto buono. Petali sottili, biraghi molto buono. Prosciutto cotto non lo dovrei comprare, infatti se riesco a non comprarlo più, ma quasi tutte le ricette tipo piadine o prosciutto farcito, pizze, panini farciti, insomma, qualsiasi ricetta che cerco io su Instagram, quasi tutte le ricette danno un prosciutto cotto come ingredienti, quindi vabbè, ho altri affettati. È buono questo qui dell'MD, ma non so se lo ricomprerò perché non lo potrei mangiare. Poche volte posso mangiare il prosciutto cotto, visto che sono intollerante al lattosio, anche se vabbè, compro i gelati, quindi anche alcuni gelati non potrei comprarli con il latte. Comunque, questo latte qui, alta digeribilità, non è senza lattosio, ma c'è scritto meno dello 0,1% di lattosio, però non lo ricomprerò perché mi fa male. Gli altri cibi sono abbastanza buoni. Questo qua, barattolo di vetro, da 189 ml, 250 grammi, biologico, prodotto in Canada. Questo qua ce ne sono 175 grammi, un po' acido, però questo qui è senza lattosio. Ok, galattosio, sì. Scissione del lattosio, però non so perché i cibi senza lattosio sono tutti acidi. Comunque, vabbè, non so se lo ricomprerò questo. Pane arabo dell'MD è fatto con alcol etilico, trattato con alcol etilico, vecchio fornaio, abbastanza buono, morbido, ma il gusto non mi è piaciuto perché sa di alcol. Queste qua sono abbastanza buone, ci sono anche al profumo, insomma, al gusto mele cannella, però hanno il latte, quindi non le ricomprerò mai più, purtroppo. All'MD vivo meglio, 5 confezioni senza olio di palma, sono buone, sono croccanti, sono anche molto secche. Bio riso soffiato del Bennett, lo ricomprerò, magari anche in altri negozi lo trovo, è molto valido, molto buono, anche da mangiare con lo sciroppo d'acero, buonissimo, 100 grammi. Merluzzo sudafricano, filetti di merluzzo, ce ne sono 4 dentro, le specialità di Beppe, forse 4,99 euro in offerta all'MD surgelato, è buono, buono, però pensavo ce ne fossero di più di fette. Questo qua non lo ricomprerò, non credo, perché non mi piace, ha un gusto particolare, strano. Un gusto strano, non mi piace, non penso di ricomprarlo. Poi questi asparagi qua li compro sempre sia all'Inns che all'MD, o al Penny anche ci sono, mi sembra, sì, sono buoni nel barattolo di vetro. Questa tisana qui non mi piace, è bella la carta, bella la confezione, il profumo subito mi piace, poi però berla calda non mi piace, la devo provare fredda se mi piace, o comunque tiepida, insomma. Citronella, eucalipto e ginkgo, Ginkgo infuso bio. Non mi ricordo se l'ho presa al Bennett, forse era in offerta, sì, forse al Bennett. Non mi fa impazzire, non so, forse la citronella, l'eucalipto, non mi piace, c'è qualche gusto che non mi piace.
Questa qui è una tisana molto valida, ve la straconsiglio, la comprerò. Non mi ricordo se l'ho comprata al Bennett perché non la trovo più. Non mi ricordo dove l'ho comprata, sono anni che ce l'ho questa tisana, però è molto buona, compratela anche voi. Ditemi dove la vendono, se la comprate anche voi, dove l'avete comprata. Questi pistacchi qua sono buonissimi, del Penny, 200 grammi ricchi di fibra, ho fatto il pesto, voglio ricomprarli di nuovo al Penny, sono veramente ottimi. Voglio fare altre ricette, voglio fare anche dei dolci con i pistacchi, col cioccolato fondente, ho visto delle ricette, voglio fare un sacco di altre ricette. Sono buonissimi, io adoro i pistacchi alla follia. Il tofu al naturale è buono se sapete cucinarlo bene, potete farlo glassato col miele, ci sono un sacco di ricette sia su Instagram che su YouTube, video ricette, canali, pagine di cucina. Questo qui sgombro, costato caro al Penny, 2,69 euro o 3,79 euro, non mi ricordo il prezzo, scusate. Ce n'è poco, filetto di sgombro all'olio d'oliva, c'è anche al naturale, quanti grammi sono? 125 peso complessivo, sgocciolato 85 grammi, quindi veramente poco. E queste brioche qui sono buone, ce ne sono solo 4 purtroppo, sono abbastanza piccole, rotonde, sa tanto di farina, io sento tanto il gusto di farina, la carta è la confezione di carta, preparato senza latte, senza burro, senza uova, quindi va bene. Vegan, ok, Italian Green Bakery Plant Base, 2,90 euro, mi sembra 2,99 euro in offerta al Bennett, se no costavano 4 euro, non in offerta. Vi ho fatto il video spesa prima di questo video, l'avete già visto, sono buone, c'è poco ripieno, poco pistacchio, forse ci sono anche altri gusti. Mi sembra che ci sia con i frutti di bosco. Sono buone, sono piccoline, sono morbide, sanno tanto di farina. Potrebbero mettere molto più pistacchio, personalmente, mi piace che non sappia solo di farina, ve le consiglio appunto, forse le ricomprerò. Questo yogurt qua forse al Penny era in offerta, ne ho presi due, uno coconut stracciatella e l'altro solo cocco, yogurt al cocco con latte di cocco, buonissimo, lo ricomprerò se lo trovo in offerta, era in offerta appunto un mese fa al Penny. Questa qua non è mai in offerta all'MD, la compra anche mia madre. Marronata, crema di marroni, gioie di frutta, buonissima, dolcissima, veramente buonissimi questi cibi. Questa Fanta qui alla pesca non mi è piaciuta, pensavo fosse più buona. Non so se la ricomprerò, non credo. Fior di pasta, questi qua sono troppo grossi, preferisco quelli più piccoli, però è buona, del Penny. Questo cioccolato qua è buono, 52%, 98 centesimi, l'ho pagato, mi piace, fondente extra, 9. Questi qua sono buoni, 0. Senza lattosio, zero grassi, bella vita free. Mi sono piaciuti al caffè, c'era anche bianco, se no c'era anche col cocco. E poi ci sono questi molto buoni anche, sia bianchi che questi qua con la stracciatella. Mi sono piaciuti, provateli, ve li consiglio. Stracchino, questo qua dell'Ins, non lo ricomprerò perché è acido, anche senza lattosio, ma non mi piace. Molliccio e acido. Questo qua è buono, arancia, carota e limone, succo, succoso zero. Le barbabietole queste qua non lo so, forse al Penny le ho comprate, mi sembra, sì, ma erano secche. Anche nel banco frigo si trovano sempre, 400 grammi ce ne erano 4, due grandi, due piccole, ma erano secche, sapevano un po' di poco. Questo è buono, ma si sente solo lo zucchero. Non si sente il gusto di frutti rossi, cioè io lo sento pochissimo, sento solo lo zucchero. C'è tantissimo zucchero tra gli ingredienti. È buono perché è buono, però potrebbe sentirsi meno il gusto di zucchero e più il gusto di frutti rossi.